Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Quest'oggi ci occuperemo di due strumenti che sono simili sia in LibreOffice Calc che in Microsoft Excel. In Excel viene chiamato tabella a due variabili, in LibreOffice Calc viene chiamato operazioni multiple. Questo strumento presenta sempre delle difficoltà dei ragazzi, soprattutto quelli che fanno degli esami universitari in cui c'è Excel, per motivi proprio contenutistici dello strumento. È difficile capire che cosa fa. Lo strumento tabella a due variabili o operazioni multiple in LibreOffice Calc crea semplicemente uno scenario che è collegato all'andamento di due variabili. Quest'oggi noi avremo una simulazione di un'azienda che ha soltanto un dipendente e di questo dipendente la proprietà dell'azienda dovrà capire quanto costa il salario alla fine del mese. Quali sono le due variabili che incidono sul salario? Ovviamente il costo del salario orario e poi abbiamo messo così per fare un esempio. Una percentuale, una tassa percentuale, l'IRPEF, che è l'imposta sulle persone fisiche. Abbiamo chiamato questo video due variabili più una perché ci sarà una variabile implicita che è quella del numero delle ore lavorate. Quindi a che cosa serve questo strumento? Semplicemente per calcolare una matrice di valori che cambiano a seconda del cambiamento di due variabili. Allora, noi facciamo il solito dipendente Mario e poi noi costruiamo la nostra settimana 1 utilizzando il riempimento automatico con la mia maniglietta, si preme, si mantiene premuto e si scorre verso il basso. Noi abbiamo fatto il nostro mese, noi dobbiamo sapere, ecco, quante ore ha lavorato la prima settimana. Facciamo una simulazione, inseriamo dei valori e poi alla fine facciamo come al solito il calcolo delle ore di tutto il mese, quindi uguale somma in Excel e sia in LibreOffice. Per inserire una funzione all'interno di una cella è sufficiente mettere il segno uguale, quindi somma di le 4 settimane. Questo è il valore delle ore lavorate da questo dipendente Mario. Possiamo colorare lo sfondo con uno sfondo grigio per far vedere che è una delle variabili, quella implicita. Dobbiamo mettere ovviamente qual è il valore del salario orario e poi indicheremo anche l'IRPEF. Sia in Excel che in LibreOffice Calc è consigliato mettere il formato dell'entità che si va a compilare prima di scrivere la stessa entità. Ad esempio, io qui, siccome salario orario, metto per esempio euro, in Excel trovate l'icona dell'euro, e siccome qui è in IRPEF metto il valore percentuale. Allora, il primo nostro scenario avrà due variabili con un valore fisso, ad esempio 5 euro, e facciamo un 5% di IRPEF. Come si fa a calcolare il salario di un dipendente che viene pagato 5 euro all'ora e che avrà un addizionale IRPEF del 5%? È sufficiente moltiplicare il numero delle ore che ha lavorato in un mese per il salario orario ed aggiungere la percentuale. Sia in Excel che in Calc si fa così: si mette uguale, poi si apre parentesi e si fa ovviamente il numero delle ore per il salario orario. Ricordiamo che nei fogli di calcolo il per è l'asterisco, non è la X, ovviamente per uno, cioè per se stesso, più la percentuale. Questa è la maniera in cui sia Excel sia Calc calcolano un'aggiunta di una percentuale. Se vediamo qua, bisogna mettere semplicemente la somma, la moltiplicazione del numero delle ore per il salario orario più la percentuale. Allora, questo qua è il salario, quindi mensile. Quello che vogliamo fare è, per una più facile comprensione di questo strumento, noi adesso coloreremo, ad esempio, il salario orario, gli daremo un riempimento di tipo un colore a pastello e l'IRPEF con un colore diverso. Perché? Perché per i ragazzi, quando si usa lo strumento in Excel tabella a due variabili e in Calc lo strumento che viene definito
operazioni multiple, è sempre difficile indicare, non si riesce a capire qual è la riga e qual è la colonna, perché questo strumento ti chiede la riga e la colonna, cioè sarebbero l'indicazione delle due variabili che incidono in questo valore qua. Questo sarà il nostro motore logico di tutto lo strumento. Questo è molto importante capire, perché è difficile capire che cosa devo selezionare per far funzionare questo strumento. Allora, costruiamo i nostri scenari diversi. Anche qui noi gli diamo come formato dei dati l'euro, in Excel c'è l'euro ma è uguale, qui gli diamo come formato dei dati la percentuale, perché noi creeremo una matrice di dati che si modificherà a seconda di come si modificano queste due variabili. Ad esempio, che cosa succede se invece di 5 euro l'ora prende 10 euro? Che cosa succede se ne prende 20? Che cosa succede se ne prende 30? Che cosa succede se ne prende 40? E contemporaneamente, che cosa succede se il governo decide che l'IRPEF è il 10%, il 20, il 30, il 40? Questa è la difficoltà che vedo che incontrano i ragazzi. I ragazzi devono capire che questo tipo di strumento, sia in Calc che in Excel, funziona se io azzecco come strutturo il foglio, perché se no lo strutturo mettendo all'incrocio della riga, della colonna, il motore logico, cioè la formula corretta, non funziona, e dopo io devo selezionare partendo proprio da questa formula e fare questo tipo di selezione, cioè creare una matrice di dati che ha come riga una delle due variabili e come colonna l'altra variabile. Adesso in Excel si va nella barra degli strumenti dati e si sceglie il valore tabelle a due variabili, invece in Calc si va nel menu dati e si sceglie operazioni multiple che adesso è disponibile. Vedete che adesso è semplicissimo indicare riga e colonna, perché se io ve lo voglio fare ancora più semplice, copiamo il formato di questo colore qua, no? Questi sono gli euro e quindi questi li metto dello stesso colore, d'accordo? Mentre questa qua è l'IRPEF e io copio il formato e lo metto dello stesso colore. A questo punto è veramente facile individuare qual è la riga e qual è la colonna, perché se fate così vi chiede qual è la riga. Bene, la riga, come possiamo vedere, è in celestino, quindi c'è la percentuale. Allora io devo cercare il valore in celestino che entra in questa formula qua e clicco qua. La colonna, vedete, ha questo colore ocra arancione. Allora io devo selezionare l'euro che entra in questa formula qua. C'è solo questa differenza fra LibreOffice Calc e Microsoft Office Excel. Excel non ti chiede di indicare qual è la cella che costituisce il motore logico, mentre in realtà Calc, e secondo me più correttamente, dice: ma dov'è la formula? Cioè, dov'è la formula in cui io vedo come si calcola come vengono calcolate queste due variabili, l'euro? E io indico la formula, il motore logico, quello che sta all'incrocio fra la riga. Cliccando OK, vedete che si crea una matrice di valori che noi adesso etichetteremo come valori in euro, che evidentemente ha in alto a sinistra il valore più basso, perché è lo scenario in cui il datore di lavoro dà 10 euro all'ora e il governo seleziona una IRPEF al 10%. Il valore più alto evidentemente è in fondo a destra, perché è lo scenario in cui c'è un salario di 40 euro all'ora e una IRPEF al 40%. L'unica cosa che bisogna capire per utilizzare correttamente questi strumenti, che ricordo in Excel è nella barra degli strumenti dati come tabella due variabili, mentre in Calc è all'interno del menu dati operazione multipla. Quello che bisogna capire è che questa matrice di valori, che è dinamica, perché se io aumento per esempio, raddoppio il numero delle ore, vedete io metto 24 nella settimana 2, contemporaneamente tutti i dati vengono cambiati, perché aumenta l'ora, aumenta il numero delle ore, quindi aumenta tutta la matrice. Quello che bisogna capire è che bisogna strutturare assolutamente la matrice in questa maniera, mettendo all'incrocio fra una riga di variabili e la riga dell'altra variabile il motore logico. Il motore logico è quello che dice ad Excel che cosa deve fare di questi valori. Per esempio, nel nostro caso prende il numero delle ore, le moltiplica per il salario orario e ci aggiunge un IRPEF del 5%.
Se noi non strutturiamo la matrice in questa maniera e quando andiamo a selezionare non selezioniamo l'intera matrice così lo strumento non funziona. Questa è l'unica cosa difficile da capire. Poi vedo che i ragazzi hanno difficoltà a rispondere alla domanda in Excel qual è la riga e qual è la colonna. Là io consiglio di colorare con lo stesso colore le stesse variabili, cioè se io in una riga ho la percentuale lo faccio dello stesso colore della percentuale. Se in una riga ho gli euro, io la faccio dello stesso colore degli euro. A quel punto, indicare ad Excel qual è l'indicazione di riga e qual è l'indicazione di colonna è facile, perché l'indicazione di riga è questa perché è celestina come la riga, l'indicazione di colonna è questa perché è del colore giallo della colonna. Spero che questo video abbia aiutato a introdurre un po' di chiarezza in questo strumento, che vedo che rappresenta uno scoglio per molti studenti che affrontano Excel a livello universitario. Grazie a tutti per aver seguito questo video di Logistics e Analytics Italia. Al prossimo video.